è uno di quelli che è rimasto in un'orbita eterna, però allo stesso tempo forse un po' per, tra virgolette, paradossalmente, per colpa forse dell'internet, no? Dove tende a mandare e bruciare in fretta, e forse ha bisogno di nascere un po' prima, per rimanere molto di più di quello che è rimasto, perché è uno che scopriva il tempo, come Tartoschi. Bene, allora adesso su cosa si potrebbe andare a convergere? Convergiamo, e mai parola fu più esatta, sulla memoria delle stelle. Bene. Brano live, eseguito questa volta da Memoria dal Sottosuono, formazione estesa, perché nel frattempo siamo stati raggiunti da Fabio Fanuzzi e Valentina Gaglione. Ciao! Ciao! E quindi procediamo. Abbiamo creato una stella in miniatura. Ben presto essa ebbe compagni. Quando la luce non esisteva ancora. Per quanto possa sembrare strano, abbiamo da imparare che il tempo non esiste, è solo il dentro che si espande, è solo il dentro, è solo il dentro che si espande, che si espande. Il tempo è solo il dentro. Non thank you.
Grazie a Mario, Fabio e Valentina. Avremo problemi di governabilità di questo paese ancora per almeno 28 milioni di anni. Diciamo che abbiamo suonato. Ma tanto noi moriremo molto prima. Sì, a meno che scoprono un tipo di aspirina che ci fa rimanere vivi per sempre. Ma anche no, dai. Vorrei precisare, scusatemi, una cosa molto importante. Questo pezzo è stato suonato. Anzi, tutti i pezzi, scusatemi, sono stati suonati a 432 Hz. Eh sì, è vero. Perché spieghiamo un po' questa cosa che si sta diffondendo, ma che forse non tutti sanno. C'è questa nuova tendenza, no, di metodo di cura della registrazione con un po' meno megahertz, invece che i soliti 4,40 dell'industria musicale, 4,32. Perché? Onde sonore benevole. Quindi insomma si è scoperta questa, diciamo, questa potenzialità, no, della riduzione degli hertz, sì, ma della cura proprio quasi fisica, no? Sì, sì, in realtà non ho trovato un vero e proprio perché al momento. Ci sono varie teorie più o meno scientifiche, pseudoscientifiche. La realtà è che all'ascolto la cosa suona molto bene. E c'è chi dice che abbia addirittura degli effetti benefici sul fisico. In realtà è una cosa che piace, è un'esperienza d'ascolto che suona molto più completa. È semplicemente una differenza d'accordatura. Pensiamo che i 440 Hz sono stati introdotti, penso, dai nazisti addirittura, sì, nella prima metà del Novecento. Gli stessi discorsi di Hitler erano esatto. Le radio francesi avevano i 435, mi pare, come accordatura dell'A. Verdi in Italia proponeva i 432, appunto, solamente per problemi di facilità matematica. E in realtà adesso c'è questo movimento che di musicisti, di artisti che sta proponendo registrazioni e produzioni in 432 Hz, che sembra che siano benefiche proprio per la persona. Tra l'altro è una cosa che così a impatto immediato non è così palese, eppure è una percezione della mente, non dell'udito. Arriva in una maniera non diretta, chiaro, come tutte quelle cose che non direttamente percepiamo. Ed è quindi può avere di conseguenza una funzione subdola, quella del 440, perché può proprio in un certo senso plagiare, come possiamo chiamare, la percezione, il gusto e la ricezione della stessa persona. Il 440 può, dicono che agisce sul sistema nervoso. E se io ascolto Tecno Merda 440, a un certo punto qualcosa di meno. Se l'ascolti a 432 forse l'affronti per 10 minuti. Potresti stare male. Molto bene. Dove andiamo? Adesso una poesia che si chiama Brutta. Sono una donna brutta. Ho il diritto di esserlo. Sono una donna brutta. Racchia, cessa, che proprio non si guarda. Poverina, meglio metterle un cuscino sulla faccia. Ho il diritto di esserlo. Brutta come il peccato, brutta come la fame. Inchiavabile, qualcuno direbbe sbagliando. Sono brutta, ho il diritto di esserlo, come un uomo brutto. Charles Bukowski era brutto, Giorgio Gaber era brutto, Paolo Rossi è brutto, perfino Sean Penn, oh sacrilegio, misurato con il metro destinato alle donne, è brutto. Io non appago l'occhio, non lo tranquillizzo, lo sfido, lo stuzzico, lo aggredisco e fondamentalmente me ne fotto dell'occhio. In giro c'è così tanta bellezza femminile, così perfetta, così Barbie, così sorridente, così muta, che io sono orgogliosa di questa mia loquace sfacciata bruttezza. Io non sono come la noiosa Clara, io sono come Fosca, brutta, e quindi qualcuno avrebbe detto a quei tempi cattiva. Con la mia bruttezza mi hanno colpita e colpita fin dall'adolescenza, ma ora io ho cambiato il gioco delle alleanze, lei sta dalla mia parte. Sono brutta, ho il diritto di esserlo, come gli uomini brutti e le tante donne brutte, e come Anna Magnani, fiera delle sue rughe. È alla grande. Quindi l'ultimo che aveva parlato di brutta era Alessandro Canino. Dai, il paragone non è che mi lusinga tantissimo. No, però dicevo, ha fatto molto peggio. Lo so, brutta.
brutta, ti guardi e ti vedi brutta. Oddio, il fatto che me la ricordi è un po' inquietante, no, per me, non depone no, a mio favore. Va bene, dai. Ebbene, abbiamo qualche scelta musicale? O abbiamo qualcosa da leggere, da interpretare? Vediamo un po'. Una scelta musicale ci sarebbe, forse Il cuore di Patrizia Cirulli, che è una, lei, questa cantautrice milanese, ha fatto un'operazione molto interessante. Con questa, il testo è una poesia di Salvatore Quasimodo, a cui lei ha aggiunto questa musica, e se voi la ascolterete sembrerà nata così.